questo incontro. È un incontro che è stato promosso dal professor Yuri Meda, che ringrazio per questa idea, perché ci dà l'opportunità di incontrare Don Sandro Lagomarsini e attraverso lui anche in qualche modo la sua esperienza educativa, il lavoro svolto in questi anni, è anche il pretesto, per così dire, per presentare un volume che lui recentemente ha scritto, forse sarebbe meglio dire che ha scritto tempo fa, ma poi questi scritti sono stati raccolti in questo volume, sono per noi oggi disponibili. Io avevo già letto alcune di queste pagine su Avvenire, ma devo dire che rileggere insieme queste, diciamo così, queste perle di esperienza educativa o di riflessione sulle esperienze educative è stata per me un'esperienza molto, molto interessante, e spero che lo potrà essere anche per chi ancora il volume non lo ha letto. Ma non sarà una presentazione classica del volume, diciamo che il volume è un po' il pretesto per incontrarlo e per incontrare la sua esperienza. Ma io non voglio dilungarmi troppo, volevo soltanto portare i saluti della Facoltà di Scienze della Formazione e esprimere appunto anche la nostra gratitudine per la sua presenza qui, Don Sandro, ma anche per quello che ci trasmette attraverso le cose che scrive. Qui noi formiamo degli insegnanti, ci piacerebbe che tutti gli insegnanti che escono da questa università possano essere animati da quella passione che traspare da queste pagine. Noi stamattina, per prepararci a questo incontro, almeno con alcuni degli studenti presenti, abbiamo fatto anche un affondo sull'esperienza di un altro grande sacerdote educatore, che è Don Lorenzo Minani, che lei conosce molto bene, perché ci sembrava utile per costruire quasi una sorta di ponte, di collegamento ideale, anche se non abbiamo nessuna intenzione di fare delle analisi comparative. Però credo che sia utile qualche volta anche capire quali sono le radici, quali sono, diciamo così, le strade che poi veicolano queste esperienze. Ora, senza dilungarmi oltre, lascio la parola al professor Yuri Meda, che ringrazio ancora per questa interessante iniziativa, e poi ascolteremo Don Sandro Lagomarsini. Grazie. Grazie. Non voglio fare lunghe presentazioni perché non ce n'è bisogno, nel senso, credo che ormai le esperienze condotte da Don Sandro siano abbastanza conosciute. Vi spiego com'è nata l'idea, insomma, di fare questa cosa. L'idea è nata perché quest'anno, a differenza che quanto ho deciso di fare lo scorso anno per il corso di storia dell'educazione predisposto per gli studenti di scienze della formazione primaria, uno dei libri che ho adottato è proprio L'ultimo banco di Don Sandro. Perché una scelta di questo tipo? Apparentemente mi si potrebbe dire non è coerente con la materia che insegno, cioè insomma cosa c'entra con la storia dell'educazione. Io sono convinto che c'entri, e che c'entri molto. Perché? Perché il libro di Don Sandro, questa è perlomeno la giustificazione che mi sono dato io, poi credo che la potrete insomma condividere, in qualche modo si inserisce all'interno, senza partire da Stenone, insomma, però lei parte da Stenone, io parto da un po' dopo, si inserisce all'interno nell'alveo, insomma, di dei grandi mutamenti che hanno attraversato la scuola italiana e il dibattito pedagogico nel, potrei dire nel secondo dopoguerra, ma forse anche già da prima. E in particolar modo, e qui vengono anche le anticipazioni che abbiamo fatto a lezione io e il professor Simeone, a due grandi esperienze che sono vive, che si trovano all'interno del libro, che sono quella di Don Milani alla scuola di Barbiana e che sono quella di Mario Lodi del Movimento di Popolazione
cooperazione educativa e della scuola elementare del VO di Piatena, quella per intenderci del Paese Sbagliato, o degli altri libri molto famosi di Mario Loro. Qual è il senso profondo che ho già spiegato logicamente ai miei studenti e che cercheremo di affrontare oggi anche con il dibattito alla fine, anche con la loro partecipazione, mi auguro, di base? Quello di dimostrare come sia possibile fare una scuola diversa in qualche modo, come sia ancora possibile cercare di recuperare una dimensione più condivisa, più partecipata. Io credo che questo libro, oggi Lussando ce lo presenterà, partendo da lontano ma arrivando all'oggi, perlomeno all'altro ieri, riesca a dimostrare come nella nostra scuola siano ancora molto, molto sentita la necessità di fare della stessa un laboratorio di cittadinanza. E come gli strumenti per fare questo li troviamo proprio nella nostra quotidianità, nella quotidianità della classe, e bisogna semplicemente saperli usare, e credo che il libro di Don Santo questo lo spieghi abbastanza bene. Si parte da cose molto semplici, molto piccole, per arrivare a concetti importantissimi, che è un po' anche la filosofia dell'incontro di oggi, no? Partire dal, come dicevamo stamattina durante il viaggio, pensare in globale partendo dal locale, agendo sul locale. Ecco che noi pensiamo allora che sia possibile, può lasciare aperto leggermente, così se arrivano altre ragazze in ritardo è incredibile. Allora vi faccio accomodare un attimo, sarebbero arrivate tutti insieme. Noi abbiamo dovuto cominciare, ovviamente. Voi intanto prendete posto. Io ho fatto una breve introduzione, ragazzi, dove ho ripercorso quello che già vi ho detto a lezione. Serie di prove intermedie, poi
bisogna fare buon viso cattivo gioco oltre ai ritardi dei bus, quindi passo la parola a Don Sandro e mi metto insieme al professor Simona da solo. Lei si sistemi pure come meglio credo. Allora entriamo senza preamboli nel discorso che io ho preparato. Quando un libro è irritante, almeno a me capita così, di solito siamo stimolati a vedere se quello che il libro dice regge. Il nostro spirito critico si risveglia e cerchiamo di vedere dove l'autore che ci sta appunto irritando sbaglia, dove è debole, dove noi non condividiamo. Siccome il mio libro mi dicono che è invece invitante e non irritante, però è inevitabile che sia così perché è nato da una riorganizzazione, ho modificato solo poche cose perché non leggevano dopo alcuni anni, una riorganizzazione di articoli comparsi su un quotidiano, si capisce il tono invitante. Però io ho cercato, come faccio di solito, che sono un prete, quindi come faccio di solito nelle prediche, nei catechismi, di mettere un po' di quel veleno che non fa effetto subito, ma che dopo un po' possa in qualche modo costringere la gente a pensare o invitare la gente a pensare. Però mi è venuto fuori questo libro un po' troppo invitante e così tutti prendono per buono quello che c'è scritto lì dentro. Non fatelo, non fatelo mai. Ma per dirvi come si potrebbe fare per esaminare se quello che c'è scritto nel libro regge, io ho preparato un esame, una verifica, su appena due affermazioni che il libro fa. Allora, se per due affermazioni ci vuole 50 minuti, figurarsi per tutto il resto del libro. E le due affermazioni sono una che questo signore che è rappresentato qui, e il quadro si trova agli Uffizi a Firenze, conosciuto come Niccolò Stenone, il nome originale era Niels Stensen, perché è nato a Copenaghen, era danese, è una gloria della Danimarca, è un po' meno una gloria di Firenze, perché se lo dimenticano, ogni tanto qualcuno fa un convegno all'istituto Stensen, chi sarà? Ma è difficile, se voi fate un sondaggio, che qualcuno vi dica chi era questo Stensen. Era lui, perché fino all'epoca sua e anche un po' più tardi la gente continuava a latinizzare il proprio nome e poi noi l'abbiamo italianizzato, Niccolò Stenone. Allora nel libro c'è scritto che Niccolò Stenone è uno dei maestri da tenere presenti. Voi dite, partendo da 300 anni fa, sì, perché è uno dei maestri dell'uso del pensiero e del metodo in cui si può tirar fuori il meglio dalla propria attività intellettuale. Lui è stato uno scienziato e uno scienziato è costretto a essere preciso in quello che fa con la sua mente, altrimenti quello che cerca di scoprire non regge o non è vero oppure regge troppo poco. E in una parte del libro c'è proprio la lezione di Stenone. Quindi io cercherò di fare questa verifica e poi alla fine direte voi se sta in piedi o no. Ma c'è una seconda affermazione che dice che la testa dei nostri ragazzi, io ho avuto più pratica dei ragazzi di scuola media inferiore, ma ho fatto il doposcuola anche con molti bambini. Fate conto che l'abbiamo sempre chiamato dopo scuola perché noi siamo modesti, ma dal doposcuola di Cassico sono passati circa 250 ragazzi e ragazze di tutte le età, alcuni dei quali hanno fatto anche corsi per prendere il diploma e qualcos'altro ancora. Allora io sostengo nel libro, dico a un certo punto, che la testa dei nostri ragazzi assomiglia a quella di uno scienziato nel momento fondativo di una scienza.
Il momento fondativo di una scienza è un momento di grande entusiasmo. Ci sono delle scienze che sono nate 2000 anni fa e più, per esempio la matematica, la geometria. E ci sono alcune, anche la storia è nata molto tempo fa. E in qualche modo è una scienza. Ma le scienze sperimentali sono nate attorno all'epoca di Stenone. Del resto avete presente che il 600 è l'epoca di Galileo e di parecchi altri. Ora Stenone è un grandissimo scienziato che ha scoperto molte cose. Alcune gli sono riconosciute, altre passano con altri nomi, ma le sue scoperte sono veramente tante. Ora io sostengo che la testa dei nostri ragazzi in particolare, ma forse anche di quella dei bambini più piccoli, assomiglia alla testa di uno scienziato. Naturalmente se noi non la roviniamo e la facciamo diventare qualcos'altro. Ora, il secolo di Stenone ha studiato in modo particolare il corpo umano. Parecchie delle scoperte fondamentali, quella dell'epoca, è una anatomia descrittiva, si cominciò così, ma poi si fecero parecchie scoperte sul funzionamento, quindi sulla fisiologia del corpo umano. E l'entusiasmo per questa materia era tale che addirittura i pittori si dedicarono a questo tema. Qui avete... Come? No. Ecco, qui avete un quadro di Rembrandt. Il titolo è La lezione di anatomia del professor Tull. Voi vedete questi personaggi che sono uomini già maturi e che sono molto attenti a quello che sta facendo il professore, qualcuno addirittura si avvicina per vedere meglio. Rembrandt è famoso per la sua capacità di caratterizzare i ritratti. Siamo nel 1632. Un po' di anni dopo Rembrandt ha realizzato un altro quadro, un'altra lezione di anatomia che in parte è andato perduto. C'è rimasto questo frammento e in questo frammento a me interessa questo particolare. Perché? Perché io mi faccio aiutare da Stenone in questo discorso che faccio a voi e qui lo utilizzo un po' come un pretesto. Voi avete visto nel primo ritratto di Stenone un uomo da un naso piuttosto pronunciato. Bene, questo quadro è del 1656. E io mi sono chiesto se questo giovane che sta lì con la sua vaschetta, con l'altra mano sul fianco, attento a quello che si sta facendo al cadavere, avete visto, ma non l'ho fatto rivedere, insomma, qualcuno piace, qualcuno no, con le meningi che sono aperte e si vede il cervello dentro. Mi sono chiesto se questo giovane così attento è per caso Niccolò Stenone. Allora, nel 56 lui aveva 18 anni, però l'università l'ha iniziata e ha concluso a Copenaghen. Ora, è vero che lui voleva dedicarsi a studi di matematica, poi c'è qualcosa ha fatto anche in questo campo, ma alla fine si è convinto a fare anatomia. Allora è possibile che lui sia andato ad Amsterdam a vedere che cos'è l'anatomia, oppure addirittura a Leida, Rembrandt lavorava di solito ad Amsterdam, ma noi non lo sappiamo. E che si sia convinto, vedete che è molto attento, a seguire questa linea di studio. Noi possiamo risolvere la questione fino adesso? No. Quindi noi non sapremo mai, con i dati che abbiamo, se questo è Stenone o no. L'unico indizio che ci può dire qualche cosa, il resto è compatibile, ma l'unico indizio diretto è il naso. Ora, perché lo uso come un pretesto? Perché davanti ai bambini o ai ragazzi che abbiamo come alunni a scuola, noi la domanda diretta non ce la facciamo, se la fanno i genitori a casa e la chiedono al bambino cosa farai da grande. Noi non ce lo chiediamo in modo diretto, non lo esprimiamo proprio così, che cosa diventerà questo bambino o questo ragazzo da grande. Però qualche indizio ci hanno abituati a guardarlo. E naturalmente se ci sono alcune delle qualità intellettuali che ci colpiscono, ci impressionano, ci soddisfano e soddisfano anche la platea,
dei genitori, dei parenti, della comunità, e un po' di pensiero ci viene. Questo, come dice quel disgraziato che fa la pubblicità, questa farà strada. C'è quella bambina che fa le sue esclamazioni, questa fa strada. Allora anche noi siamo un po' tentati di pensare. Se vediamo uno che per esempio è pronto a imparare, svelto nell'imparare, che è attento senza distrarsi, che ha una lingua sciolta, che quando ha imparato una cosa se la ricorda anche dopo 3 giorni o dopo 15, non è che se la dimentica subito il mattino dopo. E quando un bambino, un ragazzo è opaco, quando è muto, quando è intermittente, quando è irrequieto, noi cominciamo a pensare questo è un problema. Ora, tutti gli indizi che noi vediamo nei bambini e nei ragazzi, a mio parere, valgono quanto il naso di questo giovanotto. Cioè, non significano niente per dire chi o che cosa questo ragazzo, questa ragazza diventerà. Primo, perché tutte le qualità che un bambino o un ragazzo manifestano sono mutevoli, sono fluttuanti. E poi perché noi abbiamo fatto una gerarchia che non è quella giusta. Per cui essere silenziosi è un vantaggio o uno svantaggio? Essere, diciamo, lenti ad apprendere è un vantaggio o uno svantaggio? Essere creativi al punto tale che noi vorremmo catturare tutto quello che abbiamo attorno, e alcuni bambini cercano di farlo, ovviamente non ci riescono e ci creano problemi, si capisce? Però pensate un po' come sarebbe bello riuscire a fare come questo computer, metterci tanta roba dentro. Il mio desiderio sarebbe non dormire mai per poter mettere dentro tantissima roba. Poi come lo organizzi questa roba che hai messo dentro che non riesci a dominare? Questo non... Cerchiamo di farlo capire al bambino, ma ci sono dei bambini fatti così. Allora nel mio libro, dalla prima pagina all'ultima, si continua a ripetere: guardate che qualunque tipo di bambino o ragazza, qualunque tipo di intelligenza, qualunque stile di apprendimento, qualunque ritmo di apprendimento è una base adatta per costruire una personalità che può fare qualunque cosa. Quindi non esiste una manifestazione del bambino che sia, diciamo, contraria allo sviluppo di una personalità che può fare, io ripeto, qualunque cosa. Naturalmente, non so se qualcuno di voi ha un po' di pratica di insegnamento e se c'è qualcuno mi potrà obiettare, bravo. Ma ci sono proprio dei bambini e dei ragazzi che non li prendi per nessun verso. Mi vengono in mente quelle pentole di acciaio inossidabile che un bel giorno, per un colpo, per chissà che cosa, perdono i manici. E allora un mio collaboratore, davanti a alcuni ragazzi, diceva: questo qui è senza manici, non si sa da che parte prendere, non c'è niente che lo entusiasma, niente che lo interessa, niente che lo fa star fermo. È la stessa cosa che appunto noi facciamo quando questa pentola non la vogliamo buttare via, la mettiamo sul fuoco, poi il problema è tirarla fuori. Quindi bisogna inventarsi una qualche presa per poter mettersi in contatto con questo ragazzo e farlo imparare e farlo crescere, anche perché la cosa terribile è questa: può darsi che impari, ma fuori non butta niente, quindi chi lo sa se ha imparato. Ogni tanto abbiamo delle sorprese. Quando c'è un ragazzo irrequieto che gli dice: cosa stavo dicendo? E vi ripete pari pari tutto quello che stavate dicendo, perché ci sono dei ragazzi che hanno queste capacità di distrarsi in un modo esagerato e di assimilare tranquillamente. Nel libro c'è un pezzo che dice che questo è possibile fare, non proprio in modo esagerato, ma insomma è possibile. Allora nel libro io continuo a ripetere che tutti hanno la possibilità di crescere. Naturalmente noi dobbiamo difenderci da quelli che ci guardano e poi ci dicono: che cosa sta venendo fuori dal tuo lavoro? Io non vedo ancora i risultati. A me, che ho lavorato per
40 anni, l'anno scorso i miei ex allievi, allievi eccetera, hanno voluto fare la festa dei 40 anni della dopo scuola. C'era molto grigio, molto bianco, perché è così. E io penso di poter dire che in 40 anni in nessun caso mi sono arreso e in nessun caso posso dire di non aver ottenuto risultati. Io ho sempre ottenuto risultati. Ma quelli che sono i miei critici qualche anno fa, era addirittura il sindaco del comune dove abito, a qualcuno che magnificava il lavoro che avevamo fatto, ha detto: sì, ma quanti laureati sono usciti da quella scuola lì? L'altro giorno una ragazza si è fatta sorprendere a fare l'elogio di alcuni risultati che abbiamo ottenuti, ha detto: sì, diplomati, recupero, eccetera. E allora uno di questi oppositori le ha risposto: sì, ma quanti sono arrivati fino a Roma? È un criterio, anche questo, che è abbastanza duro da digerire, specialmente di questi tempi. Roma una volta c'era la stanza dei Bottoni, adesso è Roma Ladrona. A me è venuto semplicemente in mente quella discussione che fecero tanto tanto tempo fa in uno dei paesi delle Cinque Terre che si trova lì in Liguria, quando si accapigliavano, uno diceva una cosa, diceva un'altra, alla fine uno alzò la mano e disse: lasciate parlare mio fratello che è stato fino a Livorno. È stato fino a Livorno, c'è un po' dalle Cinque Terre a Livorno, e quindi se è stato fino a Livorno qualche cosa di saprà. Quindi bisogna stare a sentire, perché è arrivato lontano. Al professor Alexander Neil, non so neanche se era il professore, che assieme a sua moglie istituì una scuola, si chiamò Summerhill. Era una scuola, a quanto capisco, non ho approfondito, ma di tipo anarchico-libertario, bambini con molta libertà di muoversi, di imparare un po' tutto quello che volevano. Chiesero un giorno, dopo tanti anni, poi ho anche scritto un libro, che cosa hanno fatto i bambini, i ragazzi che sono stati nella tua scuola e poi sono usciti. E lui ha risposto: uno ha fatto l'idraulico, uno ha fatto il medico, uno ha fatto l'allevatore di cavalli, uno ha fatto il muratore. Alla scuola, in modo particolare nella scuola che io chiamo sempre di base, poi continuamente cambiano i nomi, non so adesso come la chiamano, ma insomma, nella scuola dove i bambini continuano a crescere e sono ancora nella fase dello sviluppo, non ha nessuna importanza che cosa saranno. E quindi non lo dobbiamo incoraggiare questo, ma non dobbiamo lasciarci condizionare. Ora, questo piccolo pretesto è per dire quale dovrebbe essere l'atteggiamento di un insegnante: libero dai giudizi che vengono dall'esterno. Qualcuno può dire: ma io ho trovato delle persone in cui realmente non entrava in testa niente, dei bambini assolutamente impermeabili. Bene, vi porto un caso di uno di questi bambini impermeabili. È uno che è un grande scrittore, uno scrittore di successo, e che si chiama Daniel Pennac. E nell'ultimo libro, non so se è l'ultimo, ma comunque in diario di scuola, si può leggere questo episodio. Dopo tanti anni, dopo aver incontrato un insegnante che ha capito che dentro Pennac c'erano delle qualità, dopo essere stato un bravo insegnante, notate che è anche questa una cosa straordinaria, è diventato un romanziere di successo, ha chiesto a suo fratello: ma dimmi un po', da piccolo ero veramente un testone in cui non entrava niente? E il fratello gli risponde: sì, io ti spiegavo la matematica alla sera, sembrava che avessi capito qualcosa, il mattino dopo non c'era più niente. Ora, io ho trovato anch'io dei ragazzi di questo genere. Vi dico subito che cos'è che bisogna fare in questi casi. Bisogna avere fede, la risposta sarebbe avere fede. E cioè continuare a fare tutto quello che si deve fare, cercando di tenere gli occhi aperti su qualunque spiraglio che si possa aprire nella testa, nella mente, nella psicologia, nell'emotività di questi ragazzi e andargli dietro.
Io per aspettare alcune maturazioni, ci ho messo per vedere alcuni tipi di maturazione, ci ho messo degli anni. Adesso chiediamo a Stenone un vero aiuto. Che è questo? Stenone, questo è soltanto un quadro di Van Kessel, Fiammingo, che parla di pesci spiaggiati. Non ho trovato l'illustrazione adatta al caso, non so se l'abbia pubblicata neanche lui. Ma Stenone è considerato lo scopritore della respirazione branchiale dei pesci. I pesci catturano dall'acqua l'ossigeno che noi catturiamo dall'aria. Ora, che cosa ha veramente fatto Stenone? Stenone ha preso una razza, un pesce di fondo, ha fatto la dissezione, dunque ha descritto la razza e, arrivato alle branchie, ha visto che dentro circola il sangue. La sua conclusione è stata questa, o la dico in latino, così richiamiamo anche le persone che stanno distraendo. Quis scit an illis prestet aqua, idem quod nobis aer subtiliora corpora sui samplexibus contenta. Stenone conosceva almeno 5 lingue: latino, italiano, danese, francese e tedesco. Tradotto in italiano, chissà che ad essi non fornisca l'acqua quello che a noi fornisce l'aria, corpi sottilissimi che l'acqua cattura con i suoi abbracci. Voi pensate che soltanto un secolo dopo Joseph Priestley, 1774, ha isolato l'ossigeno. Quindi è una cosa straordinaria che Stenone abbia capito una cosa del genere. Ma Stenone ha fatto soltanto una ipotesi. Noi lo consideriamo lo scopritore perché l'ipotesi si è rivelata vera. Allora, la mente dei nostri ragazzi funziona così. E se nell'insegnamento noi non teniamo presente che i ragazzi hanno bisogno di fare questo processo, osservazione degli elementi di una situazione, domande che si possono fare riguardo di questa situazione, ricerca di una ipotesi di soluzione, formulazione di questa ipotesi e poi verifica. Ieri mi hanno detto, perché ero a presentare il libro in una scuola media, e la dirigente scolastica ha detto che non ci sono più programmi né alle elementari né alle medie, e ha messo un atto molto strano, e ha detto perché adesso ci sono le indicazioni. Io vorrei sapere le indicazioni da dove le hanno tirate fuori. Allora, se andate a rileggere i programmi sia delle elementari che delle medie, dicono che bisogna partire dall'ipotesi per arrivare alla conclusione e alla certezza. Ora, io non so qual è stata la vostra carriera scolastica, ma io vorrei sapere, se ve lo ricordate, quante volte vi hanno dato la soluzione senza avervi dato i dati del problema. Quante volte, per fare alla svelta, per recuperare il tempo, perché bisognava stimolare anche quelli che non ci sono arrivati, allora immediatamente si dice il risultato. Questo è un modo per atrofizzare, per guastare le teste dei ragazzi. Allora, io non dico che tutto lo scibile umano bisogna riprovarlo da capo, sennò dovremmo metterci lì a sfregare le pietre per avere il fuoco e tutte le altre cose. Ma che i bambini abbiano diritto a delle esperienze significative che riproducano il cammino che l'umanità ha fatto per scoprire un buco di cose, questo sì. E non bisogna, quando si lavora con i bambini, si devono fare delle, forse dei problemi che sono apparentemente stupidi,
sono i problemi che si pongono i bambini. Io ho invitato molta gente a parlare ai ragazzi durante il dopo scuola. E poi quando questi parlavano facevo le domande, mi guardavano questi esperti con una faccia come dire, sei ancora così indietro? Indietro non corto di porta che sono indietro o non indietro. Io facevo le domande che l'uditorio spesso ho frastornato, un po' distratto, poi gli dicono, mi è venuto in mente cosa si poteva chiedere, bravo, potevi chiederglielo prima. La domanda la facevo io, ma l'esperto mi guardava male. Dico, ma sono i ragazzi che ti fanno la domanda. Cosa ti interessa se io la so o non la so? Allora è questa specie di pudore di farsi... I genitori, se avete, non so i vostri genitori, ma insomma, i genitori con i bambini fanno delle cose stupidissime. Fanno questi versi strani, fanno questi... si mettono gattoni, dov'è la furbizia? Beh, mi metto al livello del bambino. Allora, intellettualmente bisogna che l'insegnante al livello del bambino, del ragazzo, ci si metta. Diversamente i risultati sono. Nel libro voi trovate dei titoli abbastanza strani. Ce n'è uno che vi sottolineo prima di chiedere un altro aiuto a Stenone. Ed è l'elogio della lentezza. Quando si dicono queste cose gli insegnanti ti guardano male. Ah sì, Anche l'elogio li vuoi fare. Io ho avuto dei ragazzi che, parlando tra di noi senza farci sentire, dicevamo che erano la ripetizione umana del bradipo. Avete presente? Questi movimenti che sono benissimo. Cosa gli fai? È il suo movimento, eccolo lì. Potresti sveltirlo un po', è certo che si può sveltirlo un po', ci possono trovare tanti sistemi. Ma io sotto questo titolo ho fatto un altro ragionamento, che io credo che sia importante per disporci nel profondo a vedere le qualità dove la gente non le vede. Ho fatto questo ragionamento che la specie umana è una specie lenta e che questa è la sua fortuna. Non so se voi avete presente, forse l'avete fatto in scienze, avete studiato il Proteus, questo animaletto che è un anfibio rosa che si trova nelle grotte carsiche, oppure se andate a fare una gita in Messico fate attenzione che gli fanno mangiare l'axolot, che sarebbe una figa anche lì, molto buona dicono i nomi, che sarebbe un anfibio che resta tutta la vita allo stato larvale. Allora dice Stephen Jay Gould, grande scienziato morto qualche anno fa, che noi siamo quasi una specie neotenica. Se guardiamo il complesso della nostra vita, una parte enorme della nostra vita è una parte infantile. Ma questo è un vantaggio o uno svantaggio? Questo è un enorme vantaggio. Perché colui che è in uno stato infantile impara tantissime cose, ne impara di più di quanto ormai ne imparo io e purtroppo anche di quanto ne imparate voi con tanta fatica. Se foste dei bambini, tutte le cose le imparereste più alla svelta. Perché i bambini danno proprio l'impressione di essere come delle spugne, assorbono. Dice, poi cosa se ne fanno? È un momento. Quando arriverà il momento giusto, dentro la testa del bambino avviene come una maturazione. Allora io che ho fatto due esami di botanica, ho usato un paragone botanico. Se voi guardate le piante, un po' tutte le piante lo fanno, ma in modo particolare le leguminose hanno nelle radici delle colonie di batteri che catturano l'azoto dall'atmosfera. Nel momento della fioritura la pianta digerisce questi batteri nitrogeni e si arricchisce di sostanze azotate. Voi pensate che cosa succederebbe se la pianta decidesse di digerire prima della fioritura? Arrivata alla fioritura non avrebbe le sostanze sufficienti. Allora tutti coloro che si scandalizzano di un bambino che continua a essere bambino troppo a lungo, o tutti coloro che si augurano di avere delle precocità in un bambino o anche in un ragazzo, vogliono il danno di questo bambino, di questo
ragazzo, di questa ragazza, che devono poter crescere con calma. Trovate un altro titolo abbastanza strano, che è l'elogio dell'ignoranza. E questa è una cosa che certamente non fa tantissimo piacere, ancora meno di quella di prima. Vi racconto che cosa è accaduto a Stenone. Dopo aver fatto un mucchio di lavoro scientifico, aver pubblicato tante ricerche, è tornato a Copenaghen e ha ricevuto il titolo di dottore. Anche la promessa di diventare professore nella cattedra di anatomia. Ma il professor Bartoling aveva da sistemare un nipote, ci mise il nipote e non diede l'incarico a Stenone. Stenone se ne andò molto irritato, era di carattere mite, ma quella volta si arrabbiò davvero, andò a Parigi. E a Parigi gli chiesero di fare un discorso sull'anatomia del cervello. Il discorso è stato pubblicato in francese qualche anno dopo. Stenone comincia così. Signori, io devo candidamente confessarvi che dell'anatomia del cervello non so nulla. Se qualcun altro sapesse qualcosa, io l'avrei imparato, oggi ve lo direi, ma neanche altri sanno qualche cosa. Forse c'è una persona che potrebbe dire qualcosa a questo riguardo, il professor Silvius di Leida, con il quale aveva fatto la specializzazione, ma anche lui ha fatto soltanto ipotesi. Se però uno volesse sapere qualcosa su questo argomento, queste sono le domande che forse dovrebbe farsi, queste sono le linee di ricerca che forse dovrebbe seguire. Ora dice il professor Lionello Negri, storico della medicina, che per oltre 200 anni le domande di Stenone, le linee di ricerca che lui ha indicato, sono servite da traccia per la ricerca anatomica sul e funzionale sul cervello. Allora che cosa significa essere ben coscienti delle cose che si sanno e di quelle che non si sanno? Significa avere la strada aperta alla curiosità e all'interesse. Ora voi guardate i nostri bambini e i nostri ragazzi, fate qualche domanda, cercate di non farvi accorgere che siete maliziosi e cominciate a dire: qual è la materia che ti piace di più? Nessuna! Spesso questa è la risposta. Non solo, ma chiedete a un insegnante se quello che hanno imparato i suoi alunni, i suoi allievi, lo hanno imparato veramente oppure si è accontentato che ripetessero qualche cosa, che è una formula, che è una serie di frasi, ma al di sotto delle quali non c'è nessuna conoscenza. Io ho fatto nel libro l'esempio della conoscenza della letteratura. Cosa devi fare oggi? Devo studiare il romanticismo. Quante opere del romanticismo hai letto? Neanche una. E allora cosa devi fare? Devo leggere e imparare di qui fin qui. Questa è la distruzione dell'intelligenza umana. Un ragazzo deve far vedere che sa quello che in realtà non sa. Io credo che, non sono andato tanto in giro a vedere come oggi, ieri sera mi hanno detto: guardi che lei ha descritto una scuola che non è più così. Poi ditemelo un po' voi, se, che siete più freschi della scuola, se è così o no. Ma credo di aver riportato nel libro la dichiarazione di un ragazzo alla fine dell'istituto tecnico, quando mi ha detto: in tutti i miei anni di scuola io non ho mai desiderato imparare di imparare niente. E come fa? Perché ho studiato? Perché mi obbligavano e perché dovevo prendere almeno la sufficienza. Ma non c'è niente che ti abbia interessato? No. Ma non c'è un argomento che ti ricordi che ti ha fatto piacere quando te l'ha spiegato? No. Ma non c'è un libro dal quale hai imparato qualche cosa che ti è... No. Ora, una dichiarazione così, che è drammatica, pensateci bene, l'ho sentita una volta sola. Ma un'aria di questo genere, frasi di questo genere, l'ho sentito un mucchio di volte. Ora voi potete dire: colpa del ragazzo, colpa di quella banda di insegnanti lì, tutta una bella fetta, dalle elementari fino alla quinta ragioneria. Può darsi, ma io non
credo che sia così rara la cosa. Dice Stenone nel suo diario giovanile che si intitola Caos: belle sono le cose che si vedono, più belle le cose che si sanno, perché si sono studiate, sono imparate con fatica, ma le più belle di tutte sono le cose che non si sanno ancora. Una dichiarazione di questo genere è la dichiarazione di un'apertura mentale enorme. Dicono che Don Milani non faceva imparare la matematica. E nel 97, quando fecero una trasmissione su Don Milani, alla fine fecero un collegamento anche con me, con i ragazzi della dopo scuola. C'era un insegnante di matematica proprio furiosa che ha continuato a ripetere queste cose. Ma non c'è scritto così, guardate, c'è scritto: il tale si era talmente appassionato alla matematica che si svegliava anche di notte per impararne ancora un po'. Gli abbiamo detto piantala! Non è che Don Milani, fermati, non è che Don Milani proibisse, anzi, la voglia di imparare era tale con dei ragazzi abituati ad essere aperti. Io ricordo qualche episodio della vita di Don Milani in cui l'attenzione languiva. Arrivò una persona con un interesse nuovo, Don Milani disse: via tutte queste cose, stiamo a sentire quello. Perché è così che deve fare l'insegnante che vuole tenere aperti i ragazzi alle cose nuove. Non conoscere i limiti della propria conoscenza costituisce un grandissimo handicap per avere poi delle curiosità e degli interessi. Io una volta ho scritto che l'interesse nasce nella superficie di contatto tra le cose che si sanno e le cose che non si sanno. Ma se il ragazzo non sa né quello che sa né quello che non sa, perché gli abbiamo tolto questa capacità di essere sicuro sulle cose che ha veramente conosciuto e imparato, il ragazzo non va avanti. Due piccole cose ancora, questo molto breve, per dire che Stenone viene considerato il padre della geologia ed è lo scopritore ultimo, alcuni prima di lui avevano fatto delle ipotesi di questo genere, dei fossili e del loro significato. Lui aveva visto nelle raccolte in giro per l'Europa questi oggetti strani, tutti consideravano scherzi di natura. Queste le chiamavano grossi pietre, cioè pietre fatte a lingue pietre. E lui scoprì alcune di queste cose, si fece alcune idee, ma fu solo quando i pescatori di Livorno gli portarono, avevano questo ordine dal Granduca, un pescecane, che Stenone vide i denti del pescecane e mettendo insieme tutte le altre conoscenze che aveva, arrivò a questa conclusione formulata con queste parole: dopo 11 osservazioni e 6 prove, niente impedisce di affermare che quelli che sembrano frammenti di corpi di animali vissuti tanto tempo fa lo siano veramente. Guardate la formulazione corretta anche dal punto di vista della scienza deve essere sempre falsificabile, quindi bisogna sempre dire con lo stato attuale delle conoscenze questa è la conclusione, dopo tutto questo niente impedisce di affermare che. Allora uno si domanda, e ci è voluto tanto tempo per giungere alla conclusione? Sì signore, per se non ci è voluto tutto questo tempo, ma per i nostri bambini e i nostri ragazzi ci vuole un tempo adeguato per fare che cosa? Per completare questo quadro in cui c'è una specie di nostra costruzione mentale, qualche volta viene rappresentata così, è una specie di quadro, riferito ad ogni argomento, come una specie di puzzle. Finché non arriva l'ultimo tassello a chiudere il puzzle, non si riesce a vedere l'insieme. E tutte le idee che noi trasmettiamo ai bambini, le conoscenze che trasmettiamo ai bambini con la scuola, sono idee complesse,
che hanno bisogno di tutti gli elementi messi al loro posto perché un bambino giunga alla certezza o all'evidenza. Ma è tanto chiaro! Ma non lo vedo! Non lo vedo! E quando il bambino dice no, io non sono convinto. Perché non è convinto? Colpa sua? Ma probabilmente è colpa dell'insegnante che non gli ha messo tutti gli elementi a disposizione. Mi ha riferito di una conferenza in cui, non so che professore, non ha detto neanche il nome, quindi non parlo male di nessuno, parlando a una scuola, e credo proprio a Calenzano, abbia detto così: le risorse sono poche, voi invece di fare tanti progetti che riguardano, che so, la musica, adesso forse si è esagerato un po', fate le cose che riguardano le materie principali, siamo sempre da capo. Invece di studiare un capitolo intero, cosa fa l'insegnante? L'ho visto molte volte, eh? Prende il capitolo e lo riassume in poche righe. E poi? Quali elementi abbiamo dato al ragazzo perché si formi nella sua testa un quadro che lo possa portare a dire le cose stanno così? Allora, non so se vi ho convinto che la testa di un bambino è uguale alla testa di Stenone, questa è l'ultima opera che Stenone ha scritto e guardate che cos'è. A parte la dedica, è soltanto una premessa, prodromus, sono le sessantine di pagine, premessa a uno studio sui solidi contenuti in altri solidi. Stephen Jay Gould, che gli ha dedicato un bell'articolo una volta, dice anche perché è riuscito lui a concludere, a fare la conclusione giusta, ma insomma era soltanto una premessa. Poi a 35 anni ha smesso di fare lo scienziato, si è dedicato ad altro. E allora voi lo vedete qui, prima è diventato prete, precettore del Granduca, poi gli è stato dato l'incarico di essere vescovo missionario, pensate, in terra tedesca, dove c'era una specie di pelle di leopardo, i cattolici e i protestanti, che i protestanti e i cattolici avanti di questo posto. E nel tempo che è stato là, ha acquistato tanta, simpatia da parte di tutti, che addirittura il filosofo Leibniz gli sottopose il suo progetto di unificazione dei cristiani. E quando Stenone è morto, i protestanti di Schwerin non lo volevano restituire a Firenze. Io mi sono chiesto sempre perché Stenone non è tra i padri della Europa nuova. È semplice, perché poi si sono ricordati di Stenone solo nel 1988 e Giovanni Paolo, che di santi ne ha fatti tanti, l'ha fatto beato, ma si è fermato lì, non so se mai diventerà santo. Non è stato valutato per quello che valeva, ma forse non è stato valutato neanche perché era un po' un rompiscatole. E quando un bel giorno nel 1683 il vescovo di Münster morì, il re di Francia, che era Luigi XIV, volle fare diventare vescovo di Münster un principe vescovo che aveva già tre diocesi, ma per questioni di politica misura. Stenone non andò alla messa dello Spirito Santo per l'ingresso del principe Massimiliano di Baviera, che era appunto il vescovo, e scrisse a Roma dicendo: fatemi tornare a Roma a studiare un po' di teologia, che ne so poca. Perché? E io vi leggo tre frasi di Stenone. So che qui si dice che tale cumulo di benefici serve a difendere la parte cattolica dalla potenza dei protestanti. Ma tre anni di esperienza mi hanno insegnato che ciò non accresce né il prestigio né la potenza della causa cattolica, ma piuttosto aumenta la superbia, l'ambizione, il lusso dell'abitazione delle mense, il mangiare e il bere, l'arricchimento di parenti, l'acquisto simoniaco delle prebende, lo spogliamento dei poveri con le tasse. Allora, un uomo che parla così, certo sarà la sua limpidezza morale, ma io penso che dipenda anche dalla sua formazione scientifica corretta. Perché voi forse non ve ne accorgete, ma avete un pezzo di Stenone qui e qua.
perché il condotto che porta la saliva dalle ghiandole parotidi alla bocca si chiama dotto di Stenone. E Stenone è anche lo scopritore del sistema linfatico e della sua importanza. E quando un bel giorno, passati circa una quindicina d'anni, gli chiesero: ma come hai fatto tu a capire che il sistema linfatico era importante per il corpo umano? E lui ha risposto: ho paura che sia così, che i miei colleghi anatomisti si sono occupati delle cose nobili, delle cose che fanno fare bella figura, dei muscoli, dello scheletro, del cuore. Ma tutte queste cosine molli che si trovano all'interno, che importanza hanno? Hanno pensato i miei colleghi. Allora Stenone si potrebbe classificare come un divergente, che quando tutti seguono una strada e, dati questi dati del problema, la soluzione è solo questa qui. C'è il realismo politico, c'è il realismo economico, c'è il realismo. Una persona che invece è più aperta va a vedere qualcos'altro. O cambia addirittura, dice: ma guardate che vi siete dimenticati un dato che cambia tutto. Il divergente è quel giovanotto, dicono che sia stato un ligure, che quando stavano innalzando l'obelisco in una piazza di Roma e avevano detto: guai a chi dice una parola perché lo può disturbare quelli che tirano su, ma lui si era accorto che le corde si stavano bruciando per lo sfregamento, gridò: acqua alle funi. Questo era un divergente. Era un divergente il bambino che, mentre tutti osannavano il re in mutande che era stato derubato di oro e d'argento da quegli imbroglioni che gli facevano, gli avevano fatto un gran bel vestito che soltanto i furbi vedevano e gli stupidi no, e il bambino gridò: il re è nudo. Allora, quando avete di questi bambini qui a scuola che cambiano i dati del problema, anche tu, ci mancavi anche tu. Ma come ci mancavi anche tu? È una ricchezza in più. Auguratevi di averne uno solo. Due forse ce la fate a gestirli. Io ho sempre detto che da me si può fare tutto quello che si vuole. Però se uno vuol fare il matto, a turno, uno alla volta fa il matto. Si può fare tutti il matto, ma uno alla volta. Questa cosa è un po' terrorizzante, perché uno deve calcolare, adesso chi tocca. Funziona, ma spegnere l'intelligenza e volere che tutto sia uniforme, certo che eliminai il disturbo, ma io vorrei sapere qual è il vantaggio. Qual è il vantaggio? Io racconto degli episodi, tutti mi chiedono: quando è successo? Allora lo racconto. Mi arriva una classe di seconda media, vedono il museo, il contadino, poi c'è un grande dipinto fatto di 16 quadri sulla storia del paese, e io cerco di animarli. Erano stati zitti con i professori dentro il museo, zitti davanti, non sono riuscito a smuovere. Solo il ragazzo classificato in diapato con un insegnante di sostegno accanto ha guardato tutto questo dipinto che c'era e ha detto: quanto c'è voluto a farlo. Quindi la prima osservazione, e l'unica, osservazione furba dal ragazzo handicappato, che voi sapete c'è anche la storia della flautista di Hamelin, quello che si salva è il bambino che zoppica, e quello che si salva è il topo che zoppica, e poi si salva anche il bambino. Però è triste la faccenda. È un avvertimento, ma è un po' triste. Voi dite: quando? 20 anni fa, quasi 20 anni fa. Però questa primavera mi arrivano due insegnanti delle elementari, con due classi in tutto sono stati neanche 15 bambini, seconda elementare. Arrivano al museo e prima che io possa dire: guardate in giro, toccate, perché si può anche fare questo, una maestra li ferma e chiede: come si tengono gli occhi? E tutti i bambini in coro: aperti. Come si tengono le orecchie? E di nuovo tutti in coro: aperti. Come si tiene la bocca chiusa? Ieri una è intervenuta, perché a qualche quadretto di questo genere io ho fatto, qualcuno si è offeso ieri, perché sono insegnante in servizio,
E mi ha detto, io faccio diversamente, va bene, puoi fare diversamente, però non mi dire che tutti abbiamo capito che bisogna fare diversamente. Quando avete 13-15 bambini davanti, più ci sono anch'io, che ho dominato non solo i bambini e gli insegnanti, ma a volte anche i genitori trascinati dietro perché non si fidano dove le portano, sui monti che ci sono i lupi, gli orsi, le pantofole, allora arrivano anche i genitori, e sono stati capaci di dominare anche i genitori, cosa difficile, eh no? E voi avete paura di 13 bambini, che ma cosa possono fare? Allora non si è capito che parlare, a vanvera anche, disturbo. Alzare la mano, scuola media, 2 mesi fa il ragazzo che è andato in prima media alza la mano quando l'insegnante sta facendo una spiegazione. Quello che voleva dire, poi me l'ha detto la madre, gli ho detto guarda che era sbagliato, e voleva dire che alle girate è venuto il collo lungo perché a forza di mangiare sempre più in alto il collo gli si è allungato. Gli ho detto guarda che Darwin non ha detto così, ma la cosa non funziona in questo modo. Ma comunque l'insegnante vede la mano alzata, scrivi 50 volte, non si alza la mano quando l'insegnante spiega. Allora dice, ma è di un altro paese, ma non che non è di un altro paese. Succede perché? Succede perché nessuno si scandalizza più di niente, perché tutti hanno la possibilità di fare tutto quello che vogliono. No, non dovrebbe succedere così. Allora anche la divergenza è una ricchezza. L'ha messo nei programmi dell'86 delle elementari, nei programmi delle medie, che era del 79, questa parola non c'è, meno male, ma comunque anche la divergenza, forse Stellone era un divergente. Dico che tutto il vostro modo di reagire sia completamente sbagliato. In
nel Medioevo li chiamavano l'istinto, l'animo irascibile. E non è solo un difetto l'ira, ma l'animo irascibile è un aspetto della capacità di reagire alle situazioni. Uno lo può usare male, ma l'animo irascibile in qualche momento bisogna averlo. Anche voi ragazzi qualche volta. Però ecco, qualcuno che magari ha visto la scuola da me può dire: ma anche tu hai alzato la voce, che io i castighi di questo genere sono proprio totalmente cretini, ma cioè copia, rifai, niente. Però quando voi siete nel mezzo della spiegazione e uno alza la mano per dire: posso andare in bagno? Chiaro che non lo do, disgraziato, però aspettate un attimo, perché i ragazzi sono fatti così. Ma quando avete dato un urlo è finita la questione. Quando invece gli avete fatto scrivere 50 volte una cretinata è tutta una cosa diversa. Quindi io non dico, perché ti dice tu sei buonista, no, io sono buonista per niente. Lì parlo anche, notate che qui parlo anche dei castighi. Però è la gestione di quello che è il controllo della vita dentro la scuola, dentro la classe. E la gestione è fatta di tante cose. Io per esempio qui do un suggerimento: quando vi accorgete che le cose vanno bene, fate subito un elogio, che non si sa quanto dura. Ed è una delle cose, ma quanto vi costa fare un elogio visto che le cose vanno bene? Non costa niente. È una questione anche di politica e di gestione dei rapporti. Quindi non ditemi che io sono buonista, perché non è vero. Poi i ragazzi sono capaci di raccontarvi qualche scenetta, però si tratta di cose in cui il ragazzo o i ragazzi non devono essere umiliati. Devono concludere, devono arrivare in fondo con la voglia, semmai, di rimediare, di aggiustare, di fare meglio, di fare di più. Ma, basta, fine. Credo che le questioni che sono state buttate sul tappeto sono veramente tante. Tra l'altro credo anche che chi ha frequentato le due lezioni preparatorie mie del professor Simeone, insomma, avrà trovato parecchi agganci. Quindi direi che se qualche coraggioso, perché tanto so che bisogna essere coraggiosi, si avventura in una domanda o in più di una, noi potremmo raccogliere una serie di domande di approfondimento che magari Don Sandro si segna e poi passiamo alle risposte. Io un paio di idee ce le ho, però prima vorrei sentire loro in modo da... Oh, vi ricordate il principio dell'educazione democratica, la cooperazione? Cooperate. Fadilla, prego. Una delle cose che ho forse trovato leggendo diverse storie, come chiamarli, questi piccoli capitoli che lei fa, e questa cosa di tentare noi che diventeremo maestri, insegnanti, di interessare e motivare i giovani, perché penso che noi che siamo usciti dalla scuola, io molto prima delle ragazze che sono qua, vediamo che i nostri bambini, i nostri giovani non sono motivati, è veramente difficile coinvolgerli in qualsiasi cosa, in qualsiasi attività, anche nelle gite, anche... Quindi non lo so se c'è una ricetta o non c'è una ricetta, o la ricetta è essere motivati noi insegnanti, perché molte volte siamo motivati, arriviamo motivati e vediamo che diamo un pezzo della nostra vita per creare una lezione per i ragazzi, però da una platea che non viene niente, che non risponde neanche quando
Non lo so, anche quando tentiamo di dare un pezzo della nostra vita per tentare di interessare loro, alla fine uno dice, vabbè, faccio come i miei colleghi, vengo qui, ripeto un pezzetto del libro, non ho messo niente del mio, quindi non mi sento frustrato se voi non rispondete e vado via, non lo so se coglie o questa, non so se è una domanda o una petizione. È un problema. È un problema. Però molto grosso. Molto grosso, sì. A quale non sarà facile rispondere, però credo che non salva di tutti gli strumenti. Un altro? Adesso comincio a chiamarvi per nome, a memoria. L'ultima lezione del professor Meda, in classe abbiamo ascoltato un'intervista al professor Lodi e mi era venuta una domanda in relazione all'educazione democratica e si faceva riferimento a episodi di bullismo e a come il bullismo si può diciamo allenare e distaccare attraverso appunto la cooperazione. Lei ha riscontrato episodi di bullismo, come li ha trattati, come magari ha trovato dei metodi che si possono riutilizzare già nelle scuole per un nostro futuro? Grazie, bella domanda. Tratto di grande attualità perché sulle cronache dei giornali, ma anche dei giornali, insomma, siamo ormai abituati da tempo a sentir parlare di questo tema, no? Noi ne abbiamo parlato in classe, abbiamo detto cosa ne pensava Mario Lodi e in qualche modo qualche proposta la fa, no? Dice per isolare i bulli bisogna abituare i bambini a non fare, a non punirli, ma a esaltare le loro qualità positive, no? E a discuterne con loro, a farli interagire tra di loro. Allora sarà proprio dall'interazione tra i bambini della classe ad uscire quello di buono che c'è nella classe, a isolare in qualche modo il bullo, a riportarlo in seno, diciamo così, in un contesto di socialità. Questa è insomma la risposta che in qualche modo dà Mario Lodi, però è interessante anche sentire quello che adesso ci dirà Don Sandro. Qualche altra domanda? Le raccogliamo tutte, lui se le sta segnando e poi dopo alla fine ci risponde in una carrellata. Abbiamo trascorso i 40 chilometri parlando del voto e del giudizio, allora, quindi domanda molto interessante sulla quale credo che Don Sandro ha molte cose da dire, tanto ci ha anche riflettuto ultimamente. Prego. Volevo chiedere riguardo la definizione di saggio degli apprendimenti. Nelle scuole oggi accanto al bambino portatore di handicap, quindi con discriminazione, cominciano ad aumentare casi di disagio nell'apprendimento. Bambini che presentano difficoltà nell'apprendimento specifici, per i quali ovvio non c'è la definizione di handicap, ma che mettono chiaramente in difficoltà, vera difficoltà, in crisi, oserei dire, il docente che deve attivarsi perché. Quindi tengo a prestito la conclusione del testo di Pennacchi, deve trovare la modalità per far uscire tutte le rondini dallo stanzone ed evitare che qualcuna rimanga attaccata al vetro e quindi cadendo non possa più riprendere il volo. Quali suggerimenti lei potrebbe dare riguardo, anche come atteggiamento del docente in classe, di fronte a una moltiplicarsi? Qualcun altro? Altrimenti forse non sanno, abbiamo accumulato e vuole cominciare a rispondere? Sì. No.
poi magari facciamo una seconda tornata più tardi se qualcun altro intanto ci pensa. Abbiamo già raccolto 5 domande. No, prego. Allora, la prima domanda è cosa fare per interessare. E io credo che prima di proporre al bambino di andare verso mondi lontani, faccio l'esempio della gita, una delle cose importanti da fare, io l'ho fatta, e poi sono nate anche delle iniziative collaterali alla scuola, tipo il Museo Contadino che ho già nominato, io credo che sarebbe importante fargli dominare il mondo che ha attorno e di cui spesso è fatto. L'obiezione che mi fanno a questo punto è sempre: ma noi abbiamo a scuola bambini che ormai appartengono a 2, 3, 4, 5, 6 culture diverse. Come si fa a valorizzare a scuola le culture, i mondi, gli spazi di questi bambini che sono spesso diversissimi? E questo è certamente un problema. Però io credo che questo lavoro vada fatto, perché Mario Lodi lo faceva. Quando Mario Lodi proposero, perché non porti tutti i bambini a Piazza? E la risposta la riferisce lui, dal Vo che si trova a pochi chilometri da Piano. Lui rispose così: e perché li devo portare a Piadena se per fare scuola nel modo più corretto io devo tornare al Vo? Allora la prima prospettiva è che il bambino, il ragazzo, venga aiutato a sentirsi il padrone, colui che utilizza, colui che vive un mondo che vale. Dunque, da noi c'è un centro, poi ci sono tanti paesini sulla montagna. Ormai l'unico paese dove si trova una scuola elementare, questi 7 bambini, sono lì dove ci sono le mie chiese. Da tutti gli altri paesi sono stati portati giù. Bambini che sono portati giù e che fanno scuola in un centro, ormai si può dire che sono più i bambini dei paesi di montagna che non quelli del centro, ma il clima è un altro. Che cosa c'è nel tuo paese? Niente, non c'è niente. E non ci avete una chiesa che... e non ci avete due dipinti, e non ci avete un archivio parrocchiale che ha 300 anni di storia, che vengono a studiare anche dall'Inghilterra, perché c'è l'Università di Nottingham che porta gli studenti a fare una settimana di lavoro sul campo, e per esempio l'archivio di questa parrocchia di Sant'Anna di Valletti, in questo comune di Varese Ligure, è uno dei più frequentati. Perché questi bambini non apprezzano quello che hanno vicino a casa? Perché la scuola dove è stata fatta è una scuola che non ha apprezzato niente di quello che i bambini avevano intorno, di quello che semmai possono vedere una volta all'anno, perché c'è una processione che porta in giro la statua, a volte sono belle, a volte sono brutte, ma è il loro mondo. Quando io ho cominciato questa scuola si è diffusa la voce sui giornali, c'è stato qualche articolo. Ha letto queste notizie uno scrittore che abita a Padova, che ha scritto molto sul mondo contadino, poi si è dedicato a altre cose. Si chiama Ferdinando Camon. E lui mi scrisse, proprio arrabbiatissimo, dicendo: ma tu vuoi fare quello che c'è scritto nel tale libro di quel gruppo di bambini che erano sopravvissuti a una guerra atomica e che li tenevano lì per studiarli? Ho detto: senta, venga qui e veda cosa facciamo. Lui è venuto, e quando uno dei ragazzi, che era abbastanza ostico all'apprendimento, ha sentito uno che ha fatto lo scrittore,
e ha raccontato la vita contadina della Bassa di Rovigo, che non vi dico che cosa è se non lo conoscete, subito dopo la guerra, di una povertà, di una durezza, e poi Camon lo odia, il suo mondo da cui è venuto, quindi esagera anche un po'. Ha scritto un libro che è Il Quinto Stato, che è qualcosa di terribile. Beh, quando lui ha sentito parlare quest'uomo e la contadina è diventato scrittore, si è messo ad ascoltarlo con un'attenzione, con una voglia, si è preso gli appunti, un po' lo presidio, poi dice, perché non ci facciamo il giornalino solo su Ferdinando Camon? E abbiamo fatto il giornalino su Ferdinando Camon. E questo ragazzo che la scuola l'ha sempre sopportato proprio male, che l'ha fatta proprio perché io ho costretto la famiglia a mandare a scuola, davanti a uno che ha parlato, ma notate, di un mondo che assomigliava al suo, si è aperto a questo mondo. Ora, cosa ho sempre fatto io con le gite? Io ho sempre detto, andiamo nel tale posto. Da qui a tale posto incontriamo tutte queste cose. Allora prendiamo i libri, le fotografie, i ricordi, la gente che c'è stata e prepariamo questa gita. Per cui ricordo che la gita in Austria, di cui vi lascio qui un giornalino che abbiamo fatto un resoconto, e avevo un ragazzo purtroppo malato e poi anche lui adesso è già morto, era gravemente malato, e quando arrivammo ai laghi che si trovano lì dopo Innsbruck, disse: io faccio il bagno qui. E quando siamo passati di lì, fermi tutti, e abbiamo le fotografie di questo ragazzo che fa il bagno lì. Voi dite, cosa c'entra il bagno con tutte le cose? Se voi guardate qui cosa, poi non tutti i resoconti sono di un livello come questo, anche se non è eccezionale, ma è quello che è passato nella testa dei ragazzi. A me è capitata bella quando siamo andati in Olanda, perché c'era un ragazzo che mi diceva, io avevo cominciato così, gli ho raccontato a lui oggi, e dice, io l'ho costretto a tornare a scuola, a finire le medie. E lui mi ha detto, vabbè, vengo, ma costretto, pazienza. Lo sanno, che cosa gli avevano detto i genitori e il nonno a questo ragazzo? Questo ragazzo, no, è difficile ricostruire cosa gli avevano detto, ma lui voleva, dice, a me interessa solo sapere quello che sa mio padre e mio nonno. Questo è stato il punto di partenza. E allora io ho cominciato, come si fa al mercato, a contrattare. Ci mettiamo anche tuo zio, ci mettiamo anche tutti gli anziani del paese che hanno. E abbiamo cominciato a fare scuola intervistando la gente. Poi, alla conclusione della scuola, abbiamo fatto una gita in Olanda. Per convincere il padre a mandarlo in gita in Olanda ci ho messo una settimana. L'ultimo giorno, che ormai scadeva il termine per il permesso, l'ho seguito dal mattino alle 10 fino alla sera alle 5. E al pomeriggio siamo riusciti ad andare in comune, lui ha firmato. Naturalmente si è fermato a tutte le osterie e quindi si è un po' caricato. Poi con la mia 500 l'ho riportato. I ragazzi erano affidati a uno più grande, cose diciamo, da rischiare. Comunque se la sono cavata. L'ho portato a casa e lui è voluto passare da tutte le osterie del paese a spiegare a tutti perché cedeva questo disgraziato del prete che gli voleva portare via il figlio in gita. E tutti li sentivo, io stavo sulla strada, ma li sentivo, ma no, e il prete gli vuole bene il tuo figlio, guarda che gli farà bene. E si è fatto sentire tutte queste cose a tutte le osterie, poi l'ho portato a casa. Mi ha detto, scenda, non scendo, perché sono ancora i ragazzi. E allora lui mi ha detto queste precise parole. Ve le traduco in italiano, le vedete in dialetto. Glielo mando perché glielo mando. Quindi è una tautologia, ma insomma lì vedete che cosa può. Glielo mando perché glielo mando. E poi ci ha aggiunto perché ho degli obblighi. Perché l'avevo tenuto da me, che lui gli aveva fracassato la gamba in 18 punti, passandogli addosso con il carro dietro il trattore. E quindi era rimasto da me perché con la neve tutto. Perché ho degli occhi. E ha concluso, se no, questa volta ci picchiavamo. E l'ho portato, abbiamo fatto questo giro, attraversato la Germania, andato in Olanda, fatto un giro, tornato a casa, e hanno fatto il resoconto. Che è venuto fuori un giornalino. L'ho fatto vedere a Mario Lodi. E lui mi fa, poi ho resoconto quando lo fate.
Io tutto qui ero racconto. Quello che era passato veramente nella testa dei ragazzi era quello lì. E voi potete dire, che figura, che grande risultato. Era povero, ma era quello che era passato nella loro testa. Perché devo farmi bello io? Per dire delle cose che nella testa dei bambini non sono passate. E qui rispondo a un'altra domanda che mi è stata fatta, cioè sul bullismo. Da noi c'è un proverbio che tradotto in italiano dice così: chi ha bestie e bambini non rispetta i confini. Perché le bestie ti scappano, non le sanno i confini le bestie. E i bambini ti fanno fare brutta figura, perché ne fanno di tutti i colori. E quando crescono, non so se voi siete cresciuti, se vi ricordate quando siete cresciuti, ancora peggio. A me ne ha fatto di tutti i colori. Naturalmente la cosa è così fatta che non si lascia passare liscia. Andiamo a una riunione dove dicono tante belle cose nella sala comunale e ci porto anche quelli più grandi. Ma nel momento in cui saluto qualcuno alla fine della riunione, questi disgraziati che erano in tre scendono giù, vedono una bicicletta che pensano che sia del figlio del segretario, che era un antipatico numero uno, e la spogliano di tutti gli accessori, quindi campanello, freni, di tutto. C'è rimasto qualcosa. Ma... giorno dopo sento la guardia comunale che mi chiama e dice: senta Don Sandro, ci serve una cosa. E ieri sera, sì, c'era quel ragazzo, e dice: guardi, qui la mia bicicletta. Ho capito. Allora, chiamate i ragazzi, quella volta ho preso anche una, noi chiamiamo le ferle di castagno, due bacchettate nelle gambe, se glielo date. Erano tutti i genitori che quando l'ha saputo mi hanno detto doveva dargliene parecchie di più. Ma comunque, doveva che il significato era questo. Poi prendete tutta la roba che avete rubato, che avete portato via, e la portiamo giù. La portiamo giù? Sì, la portiamo giù. Allora siamo andati davanti a quest'uomo, che era più imbarazzato di me, e non lo figurarsi. E gli hanno messo lì, non sono riuscito a recuperare tutto. Comunque gli hanno messo lì. E quest'uomo, il più imbarazzato appunto di loro, gli ha detto: ragazzi, no, non dovete fare più. Per quanto ne so, non l'hanno più fatto. L'altra volta altri due, che o meno erano ancora prima addirittura, e ne avevano combinato qualcuno. Adesso gli ho detto: scendete dalla macchina e venite su a piedi. E loro si sono fatti 4 km a piedi, non tanti insomma. Ma cosa hanno fatto lungo la strada? Hanno buttato giù tutti i paracari che hanno incontrato. Perché la fantasia dei ragazzi di quell'età è fatta così, proprio vengono in mente proprio. Poi quel paracaro lì cosa ci sto a fare? Giù. Mi dicono: guardi che qui i paracari sono andati giù, io non so se ieri sono fermi. Allora, siamo. Siete stati con tutti noi. Adesso, e adesso si va giù e sentiamo quello. Dice: ma quelli ci picchiano? Si picchiano con. Ma anche bene, lo facciamo così, prendete 2 fiaschi di vino e le cartoniere, mentre 2 fiaschi di vino li portiamo. Mi sono fermato 100 metri prima per non influenzare la scena, loro sono andati con questi 2 fiaschi di vino, tutti abbastanza impauriti, sono andati giù, si sono sentiti la presa, chiusa la questione. Uno dice: non potevi impedirglielo prima. Come si fa a impedirglielo prima? È chiaro, e Don Milani lo diceva, che i ragazzi non possono essere lasciati soli. Ma arriva a quel momento, ma riescono a farlo in pochissimo tempo queste cose disgraziate. Ho saputo che avete preso in giro uno che passava, era un anziano, era stato nella prima guerra mondiale, senza un occhio, che tutti nel paese vicino prendevano in giro, e lui viaggiava con una decina di bastoni, con l'idea che con 10 bastoni poteva difendersi più che con uno. Ho saputo che avete preso in giro. Allora, erano 3 o 4, andate là e gli chiedete scusa. Non c'è tutti quei bastoni, li userà, io non lo so se li usa. Hanno fatto tante quelle mosse prima di riuscire, poi sono arrivati là, quest'uomo si è quasi commosso e gli ha fatto una predica di come i vecchi si devono rispettare, gliel'ha fatta lui. Allora gli
io credo che il problema delle, diciamo, della violazione delle regole è un problema, da me è sempre nato al di fuori della scuola, cioè in questi intervalli, quando arrivavano, quando andavano via, lasciaci qui, come vi lascio qui, e lasciaci qui che andiamo a casa da soli. Io non li lascio lì che poi vanno a casa da soli, perché poi non so mica, poi me l'hanno detto, lasciaci qui che c'è una pianta di ciliegie che noi dobbiamo andare a prendere. È una pianta di un tale che una volta si arrabbiava, poi non si arrabbiava, e si fermavano a prendere le ciliegie. Ma fino a prendere le ciliegie in quello di un altro, oltretutto ormai era tacitamente accettata, il resto non bisogna lasciarlo passare. Io credo che il fatto di non lasciarle passare le cose, perché un ragazzo per poter dire che cosa è giusto deve anche capire che cosa è sbagliato. Ora, io ho criticato qualche insegnante dicendo questa, facendo questa osservazione: voi pretendete di avere delle piante sulle quali nascono soltanto rami fruttiferi. Non è possibile. Nelle piante nascono i rami fruttiferi e i rami che non portano frutto. Bisogna avere la pazienza di ogni tanto dare una potatina, ogni tanto incoraggiare il ramo fruttifero in modo che si dimentichino i loro istinti perversi. Io credo, ma se dentro la scuola, dentro il gruppo al quale si insegna, c'è un clima che è bello perché tutti si è d'accordo. Io ho raccontato che ormai i ragazzi sono pochi, aiuto quelli che fanno le tesine per appunto la maturità e qualche volta quando devono prepararsi per le verifiche urgenti. Ma d'estate io faccio un catechismo speciale, vengono per 3 ore i bambini tutti i giorni, quando sono finiti praticamente i lavori dei campi, che alcuni continuano a aiutare i genitori. Allora quest'anno io lo faccio dal 15 luglio al 15 d'agosto, un caldo terribile anche lassù, ma insomma resiste. Quest'anno arrivati al 9 di agosto, poi era il 10, c'erano feste, e gli ho detto sabato finiamo. Come sabato finiamo? L'abbiamo sempre durata fino al 14. Ma io mi sono messo un mucchio di cose, poi se guardate i giorni, abbiamo fatto gli stessi giorni che facciamo tutti gli anni, perché abbiamo cominciato un po' prima. Mi hanno detto non va bene. Perché mi hanno detto così? Lo spiegavo un po' lui. Perché quest'anno, non avendo quelli più grandi, che a un certo punto un po' fastidiosi, li diventano, anche i più gentili e delicati, quando arriva a quell'età un po' disgraziata che conoscete tutti, i ragazzi sono peggio delle ragazze, quindi voi magari ve la cavate con poco, e fastidiosi li sono. Quest'anno c'era una tranquillità tale, per cui erano proprio contenti dello stare assieme. Allora, quando c'è la soddisfazione dello stare assieme, è difficile che la prepotenza possa prendere il sopravvento. E comunque, quando qualche volta è successo che la buona fama di tutto il gruppo veniva compromessa, io ho sempre chiesto il parere a tutti. Cioè, che tutti devono essere coinvolti per dire che cosa si deve fare. In alcuni casi ho quasi messo ai voti la permanenza dei ragazzi nel gruppo, ma eravamo arrivati a un livello tale per cui la sopportazione non... Io speravo, perché non credevo, calcolavo quali erano i voti più o meno, poi bilanciando e contando il mio voto ci siamo sempre salvati. Però devono essere i ragazzi stessi coinvolti nella gestione del gruppo. E io credo che in questo caso le cose si riducono di molto. Per quanto riguarda la gita, io ho sempre pensato, questa cosa che è falsa, è sbagliata, ma la dice Platone, quindi se la dice Platone possiamo dirla, ripeterla anche noi. Platone dice che quando si vedono le cose le sappiamo riconoscere perché nel mondo delle idee le abbiamo già viste. Allora voi vedeste la soddisfazione dei ragazzi quando si trovano davanti una cosa di cui si è già parlato e poi se la vedono davanti. I ritorni al futuro, tutti questi film, il déjà vu, per i ragazzi sono una esperienza straordinaria.
Allora, quando si fa una gita, se si prepara in modo che tutti sono preparati, tutti o quasi tutti, e poi ti dicono io non me l'aspettavo così, ma le cose bisogna prepararle in anticipo, perché la gita è troppo breve. Quando voi avete, io ho avuto dei ragazzi che, ma poi a una certa età, si è tutti fatti così, mi vai a prendere la maglia, dove è? Di là. E nessuno di voi, me compreso, si riusciva a vedere dove era la maglia. Perché è chiaro che chi l'ha messa l'adulto sa dov'è. Ma il bambino vede, io ho avuto dei bambini, ecco perché non parlo tanto volentieri della mia esperienza, perché poi bisogna fare degli esempi che non è una bellissima cosa portare in mente. Ma ho avuto qualche volta, in un caso almeno, una ragazza di 12 anni con uno sviluppo mentale di 6 mesi. Allora voi potete immaginare che davanti a un quadro così, lei non riusciva a vedere niente, vedeva un insieme indistinto, anche perché aveva imparato a usare le parole per far piacere alle persone che aveva davanti, non come strumento di individuazione delle cose, ma come strumento di buon rapporto. Quando un bel giorno l'ho messa alla prova e gli ho detto di andarmi a prendere il sacchiapone, e lei è andata di fuori, ma ha usato un ombrello, no, questo non è il sacchiapone. E loro sono andati di fuori, ma mi ha preso un'altra cosa. E non è neanche questa. Insomma, alla fine ha svoltato. Ma cosa è questa? Ecco, brava. La prima cosa è sapere che cos'è. Allora, siccome quando si va davanti a una realtà nuova si vede pochissimo, l'averla preparata prima permette di utilizzare molto di più. Io me la sono cavata in questo modo. Come si fa con le case di disagio e anche con le difficoltà specifiche che a volte ci sono? L'altro giorno so venire un professore si è sentito colpito perché qualcuno ha detto che i dislessici nessuno li considera. Come non li consideriamo? Altro che se li consideriamo. E ha fatto una bella dichiarazione su come li considera. Ma è un problema affrontarli. Io ho un pezzo qui che è intitolato Una barriera invisibile. È dedicato proprio alla dislessia. Ed è un ragazzo che ho avuto io. Quando ho detto alla madre, guarda che tuo figlio ha questo problema. Non è una cosa gravissima. Il ministero adesso ha mandato delle indicazioni per dire che certe prove bisogna evitarle, bisogna più valorizzare altri tipi, per esempio, orali di apprendimento e di verifica. Né lei né questo ragazzo hanno voluto utilizzare questa possibilità. Che cosa hanno fatto? L'hanno bocciato. Ha ripetuto. Cosa gli ha servito? A niente. Quando mia madre, morta qualche anno fa, ma quando ha letto questo articolo ha detto quando si arriva in fondo viene da piangere. Già, viene proprio da piangere. In questi casi che cosa bisogna fare? Lì è il problema. Allora io con casi di disturbo, diciamo così, di assenze, lo dico anche qui, ci sono molti casi, tutti sono curabili e alcuni sono superabili con una certa facilità. Quando si è davanti uno di questi ragazzi bisogna ricordarsi che invece di dirla una volta una cosa, bisogna dirla tre volte. Perché la prima volta lui ne afferra un frammento, nella seconda forse ne afferra un'altra e nella terza forse un'altra. E se gli si mette vicino un ragazzo che gli dice guarda, ridiglielo un po' anche tu, siamo a quattro, un compagno lo accetta più volentieri, la difficoltà è superata. Uno di questi ragazzi che adesso è padre di famiglia. Perché poi tutti questi difetti, io so di dislessici, sono diventati insegnanti. Tranquillamente. Allora, tutti questi casi, uno impara a gestirseli da soli e spesso li supera anche. Allora questo ragazzo mi diceva, dille più alla svelta le cose. Perché se io le dicevo più alla svelta, lui aveva l'impressione di poterle afferrare tutti in quel frammento di attenzione che aveva viva. Se invece le dicevo un po' lento, gli si chiudeva tante volte alla finestra e lui non riusciva a imparare. Allora che cosa mi è capitato con casi di questi ragazzi? Che quando gli si chiede prestazioni che non abbiano bisogno di un'attenzione continua, cioè della finestra sempre aperta, in queste prestazioni danno dei risultati straordinari.
Uno di questi ragazzi, lo cito lì, quando progettammo di fare un filmino in Super 8 sulla vita di un uomo di quei posti là, appena abbiamo fatto prima il progetto, con la sceneggiatura, tutte le scene previste, poi ho cominciato a girare. Lui ha tenuto il controllo di tutte le scene che si facevano, se le ha segnate, si ricordava qualche volta i particolari, questo non lo possiamo fare perché sennò diventerebbe sbagliato per quell'altra cosa, di matematica non riusciva a imparare niente. Quest'altro che mi diceva parla più veloce che così, riesco a capire tutto, ha diretto tutte le riprese di un filmino di 11 minuti fatto con le ombre cinesi, con delle soluzioni tecniche nelle riprese che uno le guarda e dice chi l'ha fatta? E l'ha fatto un ragazzo di 11 anni e mezzo. Problema, se io l'avessi esaminato, se la scuola lo esaminasse solo sulle prestazioni linguistico-matematiche, però cosa mi è capitato? Che tutte le volte che io lo presentavo poi come privatisti all'esame, spesso questi ragazzi, e tutte le volte che li presentavo spesso c'era uno di questi lavori che non avevano fatto. Mai è capitato che i professori abbiano voluto vedere il video che questi ragazzi avevano. Quello che conta è la matematica, è la lingua, l'italiano. Ho capito, sì, va bene. E se uno questa strada qui non ce l'ha tanto aperta, non è tanto sciolto, perché non gli dà la possibilità di fare la figura? Anche lui. Ho delle amiche che hanno collaborato anche con me, sono stati insegnanti alle medie. E una di queste che ha insegnato per tanto tempo a Genova, gli ha detto, un ragazzo col quale non riuscivamo a tenere niente. A un certo punto gli aveva detto, ma prepara questo progetto di tecnica e spiegalo. Il giorno dell'esame ha detto, si è messo lì e ha fatto una figura tale con il presidente di commissione che questo diamo ottimo. Ha detto professore, guardi che abbiamo fatto una fatica incredibile, poi quegli altri ci ammazzano. Dice, ma non avete visto come? Sì che l'abbiamo visto, perché l'abbiamo valorizzato in quello che sapeva fare. Insomma, l'hanno convinto che ottimo, forse era meglio di no, perché se ci sarebbe stata una rivoluzione. Soltanto è bastato che gli insegnanti attenti gli dessero la possibilità di figurare dove sapeva figurare. Allora questi disagi spesso non si riescono a risolvere direttamente. Io ho incontrato due ragazze gemelle che quando erano a scuola da me dovevano condividere la scuola con un altro, quest'altro ragazzo che diceva malato molto grave, e spesso se lo sopportavano loro, gli stavano dietro loro eccetera. Ma queste ragazze non erano amiche della matematica, le tabelline non hanno imparate alle medie, non c'è stato verso. Le ho incontrate dopo che hanno finito l'istituto alberghiero e una si è anche iscritta all'università, poi si è sposata, ha lasciato perdere mai. E gli ho detto, ma è venuto lo scrupolo perché voi vi siete dovuti accollare anche il peso di quest'altro ragazzo che ho nominato. E loro mi hanno detto, se ne ha fatto poco, perché non si chiede alla mica che adesso l'abbiamo imparato le tabelline. Quindi non sono mai state sicure di sé. Allora uno che cosa ci può fare? Arrivata alla mia età, io devo per letto devo mettere il piano. C'è qualche cosa che in un cervello non è a posto. La cosa che bisogna fare a una certa età, dare meno importanza alle cose che uno non sa fare e valorizzare quelle che sa fare. A volte la soddisfazione è tale per cui il ragazzo riesce a inglobare anche le altre cose. Non sempre, ma io se ho ottenuto dei risultati nei casi più difficili, l'ho fatto in questo modo. Un altro di questi ragazzi che non si entusiasmava mai di niente, addirittura si impuntava con la lingua e l'avevano messo in classe differenziata. Quindi si è fatto 3 anni da bestia con tutti i ragazzi che avevano difficoltà come lui e più. Poi è venuto da me, è la fatica che non abbiamo fatto. Ma un bel giorno abbiamo visto, con l'italiano, con tutto, un bel giorno abbiamo visto un film che era L'uomo dai 7 capestri. È un film che John Huston ha fatto dopo i western all'italiana e ha mescolato un po' tutto. Ma c'è una bellissima sceneggiatura, c'era Paul Newman,
c'era Ava Gardner, dopo che quest'uomo rivede, e poi c'era una storia del West, questo giudice Roy Bean che impiccava la gente con grande facilità. E il dialogo era proprio scintillante. Questo ragazzo ha detto: io lo scrivo tutto. E le ho chiesto l'altro giorno, ha portato la bambina seconda, gli ha detto: adesso io sono venuto a studiare qui. E ha detto: ma te lo ricordi quando ha fatto? Non me lo ricordo. Quindi qualcosa l'ha cancellato. Si è messo lì e alla macchina da scrivere, abbiamo registrato il parlato, ha battuto tutto. Quindi ha fatto un esercizio di non so quanti giorni in cui si è riconciliato con la lingua scritta. Come si fa a correggere un difetto in sé? Quando un bambino ha delle difficoltà, gli dicono sempre: non insistere su quello, se no ci si fissa. Non so se l'avranno mai detto, ma succede così. Io credo che fino a una certa età, questa dovrebbe essere la nostra preoccupazione, alle elementari in particolare, e invece vedo queste madri che appena una bambina dice una F che non sia una F, ma la dice un po' diversa, bisogna andare dalla logopedista. E poi questi ragazzi diranno sempre tutta la vita: io sono dovuto andare dalla logopedista. Perché poi lo so, dica perché non pronuncia bene la Z. Ah, perché non pronuncia bene la Z, devi portarla dalla logopedista. C'è un bambino che stanno recuperando lì, questa volta che aveva molti ritardi, e non riesce a dire né la C e neanche la R. Se è in mezzo alla parola, un po' di R la dice, e se no un cinese basta. La cosa che comincia con la L, comincia con la E, non c'è verso. E allora doveva recitare qualcosa, l'ultima frase se l'è proprio mangiata tutti. Io ho detto: Paolo, me la ripeti un po' che io non ho capito niente. Ha fatto uno sforzo terribile e qualche cosa fa. Ma gli mancano due suoni. Cosa bisogna mettergli addosso? Ah, tre sorelle, una madre, due cugine. Ti sforza, non ha fatto mai in vita sua. A casa fa tutto quello che vuole. Perché dovrebbe dire la C come si deve quando le dice sì, 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 e va bene. A un certo punto, quando si vergognerà, quando va a fare la corte alla Lisa, che la guarda, la taglia, e dovrà dire: ma se non dice la C, dietro meno ci venire, e alla fine dirà anche la C. Il nostro aggredire la difficoltà in modo diretto spesso ci fa perdere la soluzione. E non so se può, ci sono i nomi. Ieri sera io ho provato a nominarli davanti a genitori e un po' di insegnanti e la direttrice scolastica, mi hanno chiuso subito la bocca, fine della questione. E non ho potuto dire niente, perché se no parli male della Gelmini, si parla di loro. Allora io ho scritto, poi ve lo lascio, che c'era un articolo, ma me l'hanno tagliuzzato, perché quelli di Avvenire non è che vogliono tanto disturbare i manovratori, ma gliene incolse perché hanno fatto saltare il direttore solo perché ha detto mezza parolina che non era gradita per lo scopo. Ma l'ho pubblicato l'articolo sulle bocciature qui a settembre, non so, e ogni tanto qualche insegnante interviene anche dopo mesi. Quel tale che sembra provocare, io ho bocciato dei ragazzi, ma piangendo. Capito? A me cosa mi interessa se piangeva o non piangeva. Quando fermi un ragazzo, mi dice cosa mi serve. Anch'io ho detto a certi ragazzi: fermati ancora un anno. Ma tutti i suoi compagni erano lì. Ieri sera ho detto alla dirigente: ma quando voi fermate un ragazzo perché non ha imparato abbastanza, e questo ragazzo però ha stabilito relazioni con tutti gli altri della sua classe e ha imparato tante cose che a voi non interessano niente, ma che a lui servono per crescere, perché oltre a non essere riusciti a insegnargli qualcosa, gli togliete anche la possibilità di imparare dai suoi compagni quello che lui non è riuscito a imparare in modo diverso? Lei non ha saputo rispondermi, perché mi è sembrato che questo problema non l'avesse così presente. Ora, quando hanno inventato, io sono uno di quelli che mi prendo il merito di aver fatto cambiare il decreto sulla valutazione, perché io ho delle spie nella scuola, al ministero no, ho già che mi attrezzi. Allora una amica che insegna a vicino a Brescia mi dice: ma lo sa cosa è uscito? Ecco, è uscito. Dice: guardi che il decreto che hanno preparato è questo qui. Chi ha
anche solo una insufficienza viene bocciato. Proprio tutto così? Esattamente così. Me lo mandi perché abbiamo cercato su internet che ti hanno bloccato senza password, non vai. Benissimo. Me l'ha mandato. Prepara un articolo per avvenire, tutto di questa stracciando delle vesti, si capisce. Quelli ci pensano ancora un po'. Poi chiedono un altro di fare un altro articolo menando il camper l'aia, quindi ne hanno messo due in modo che non si sappia chi ha ragione, se quello di qui, quello di là. Esco, non mi ricordo che giorno era, ma pare che fosse un 13, tutti gli altri zitti. Dopo una settimana hanno cominciato a piangere Repubblica, l'Unità e anche Rai 3. Una settimana dopo. Cosa significa? Significa che a livello pedagogico, didattico, la valutazione, non importa niente a nessuno. E che questa è l'idea malata, proprio malata, di Tremonti, che è lui, la pietra dello scandalo, che l'ha anche dichiarato. In Inghilterra, in ogni classe si dice qual è il primo, qual è il secondo, qual è il terzo e qual è l'ultimo. Bravo. Non è vero, si fa veramente quando sono io. Sì, ma sono tutti stupidaggini. Queste cose applicate all'età dello sviluppo sono soltanto delle cattiverie. Io ho detto in questo articolo, ma l'ho detto, sadismo. Non solo, ma quando c'è il giudizio, adesso si può fare un giudizio alle elementari, ma non più alle medie. Quando c'è il giudizio, io l'ho fatto e c'è scritto anche qui nel libro, io posso guardare che cosa ha scritto questo insegnante. E se dopo il primo quadrimestre vedo che ha scritto delle cose, vado e gli dico, guardi che forse, perché se ci scrive, sa fare, come dovrebbe essere fatto un giudizio, sa fare questo, non sa fare questo, coraggio, vai avanti che ce la farai, dovrebbe essere così più o meno un giudizio, no? Col voto, cosa gli dico? Sei, tuo padre veramente prendeva un po' di più, ma comunque accontentiamoci del sei, quattro. Allora, questa amica vicino a Brescia, col suo diciamo, consiglio di classe, ha combattuto tre ore con l'insegnante di matematica per non far mettere uno. Tre ore. Adesso ci siamo stati tanto. Gliela abbiamo detto. Ma quello mi ha detto, quella di destra, no, di sinistra, mi ha detto. Oh, tre ore per convincere uno a non mettere uno. Cioè, dove ce l'avete la testa? Però queste cose che lavorano il ministero. Gli insegnanti, che poi un po' di furbizia ce l'hanno, insomma, un po' anche con l'esperienza, cosa hanno fatto? Hanno inventato il 6 rosso, il 6 con l'asterisco, in modo che la Germina ha detto, non si fa così, se è 6-6, c'è non è 6, non è 6. No, tu sei in cantina totale, perché quando un ragazzo è insufficiente in una materia, non c'è motivo di fermarlo mai. E quando è insufficiente in due materie non c'è motivo di fermare, e quando è insufficiente in tre materie non c'è motivo. 4, 5 non porta niente, non è quello che conta. Il problema, io lo dico qui, la nostra scuola per tanti anni, forse anche un po' adesso, continua a somigliare a un campo di verdura dove uno semina, poi arriva un altro e zappa, poi arriva un altro ancora e raccoglie. Io vorrei sapere cosa se ne sa di quello che è successo in quel campo. Ma se uno fa il suo programma e dice, di qui io lo prendo così, adesso vediamo come migliora, in seconda cosa posso pretendere da lui e in terza che cosa, alla fine un po' di sorpreso, un po' di non sorpreso, oppure dice non si ottiene altro. E pazienza, perché io mi chiedo, se abbiamo chiesto al popolo italiano di mandarci i suoi figli a scuola, possiamo noi permetterci di dire mi hai mandato dei figli a scuola cretini? Scusa, ma perché mi hai detto che vengono a scuola? Per insultarmi. Se io te li mando a scuola, è perché tu li fai crescere un po'. Cosa dicono i medici? Primo non nuoce. Allora, mio figlio è cretino, me lo ridai tale quale. Ma non ci metti anche la targhetta. Perché questo la scuola non ha il diritto di farlo. Io quante volte l'ho detto. Dico, ma voi siete, io ho fatto scuola per 40 anni, quindi io posso vedere che cosa è venuto fuori dai ragazzi che sembravano cretini. Lo dicevo a tavola. Uno di questi ragazzi che dice, aggiusto io tutto. Aggiusto io voleva dire 10, allora, 10.000 lire di danno,
oppure una volta si è messo attorno a un guasto della 500, mi pare che fossero 37.000 lire di danno per aggiustare. E era proprio quando loro dicono così, non so che voi il termine usate, noi diciamo intrego, che vuol dire proprio incapaci, proprio non sciolto. Ma quando un bel giorno è riuscito ad avere la patente, non vi dico come l'ha avuta, perché boccia di qui, boccia di là, alla fine è andata male, una volta. Ha avuto la patente, ha cominciato a guidare le ambulanze della Croce Rossa, tutti i malati che avevano bisogno di essere portati in giro, hanno sempre chiesto lui. Io dicevo, quando vado in macchina, a volte mi fido, a volte non mi dico chi guida, si può non fidarsi, ma certo lo fate. Ma con lui io, se a volte andavo a fare una conferenza, mi qualche volta li portavo a lui, ho sempre dormito. Perché ha una guida così soffice. C'era lui, un altro, scherzando dicevamo, ci sono capitate le tre scimmie. Una non vede, una non sente e una non parla. E tra di loro non andavano neanche d'accordo questi ragazzi. E lui era quello che sembrava proprio che imbarasse di me. Allora, com'è possibile? È possibile perché noi non vediamo tutto. C'è un libro della Sandrone che tira fuori tutto quello che è uscito dalle schede che hanno fatto ai ragazzi che sono presentati o per la laurea di medicina, iniziare il corso di medicina o altri. Un disastro, è comparso anche sui giornali. Ma lui dice che è un disastro anche il primo sondaggio che ha fatto l'Invalsi, l'Istituto per la Valutazione, seconda elementare, quarta, fanno quarta, quinta e poi le medie, terza quarta. Ha detto solo delle cose, a leggerli, ha detto non l'ha, lui è stato al Ministero Bertagna, è stato al Ministero, ha detto non l'ha pubblicato per la vergogna. E la domanda è questa, ma questi ragazzi che sembrano proprio ignoranti totali, è proprio possibile che non sappiano niente? E lui risponde, no, sanno un mucchio di cose che la scuola non valuta. Allora attenti bene, ci sono un mucchio di cose che i ragazzi imparano e che la scuola non riesce a capire e a valutare. C'è un pezzo, secondo me, drammatico nel mio libro, perché quando si incoraggia la gente ad andare a fare delle schede sui bambini delle materne, per vedere a che grado di sviluppo sono, allora io ho tirato fuori, che mi è venuto in mente anche a me, quando mio nonno seminava il grano, dopo 15 giorni di andare un po' a vedere se stava per spuntare. Ma non si fa così! Perché nei fenomeni piccoli non esiste uno strumento di osservazione che non modifichi il fenomeno. Allora voi di autorizzazione ad andare a fare le schede delle scuole materne non fatevene dare, perché è un'oscenità, è una cattiveria, è una cosa insensata. Mia sorella ha fatto la maestra d'asilo, ha preso delle lauree, ma ha sempre fatto la maestra d'asilo e ogni tanto gliene capitava di quelle che andavano, a che punto sono, ma com'è che punto sono? Sono dei bambini che stanno crescendo, che puoi dire? Niente. Io dico che anche le valutazioni dell'Invalsi possono servire per tante cose, ma per esempio non possono servire per dire quale scuola è migliore e quale scuola è peggiore, perché non c'entra niente. Perché queste cose bisogna usarle con molta cautela. Allora io sono totalmente contro i voti, perché sono un invito alla selezione precoce con un danno proprio secco alla preparazione delle future classi di italiani, perché a quell'epoca lì un anno perso senza motivo, io posso capire se una scuola ci è andato per due mesi e ne ha saltato sette, pacifico, ma non perché non sappia, perché non ha stabilito rapporti con quei ragazzi lì, l'argomento principale mio è questo. O posso capire che in terza media, cosa dite genitori, e tu cosa dici? Riproviamo. Ne hanno bocciato uno l'anno scorso lì a Varese Ligure. Allora gli hanno chiesto, ha rimediato? E hanno detto no. E allora ne bocciamo altri tre. Ma se quello non ha rimediato, cosa ne bocciate tre a fare? E chi ha bocciato? Ha bocciato la pronipote di una donna che è venuta dalla Somalia, somala, che aveva sposato uno che era emigrato. Hanno bocciato una ragazza, prima media, che non parla,
ah sì, non parla sua madre, non parla il suo zio, non parla i suoi nonni, tutta gente che è quasi muta. In più lei ha perso anche il padre quando era appena nata, in più la madre sta combattendo contro, io vorrei sapere cosa ci vuole. Dice sì, ma se si promuoviamo l'azzurro, se promuovi l'azzurro cosa succede? Avviene un altro terremoto? Hanno fermato io credo senza nessuno. Perché non veniva fuori niente? Ah sì, adesso voglio vedere cosa fuori il prossimo anno. Allora il voto rende gli insegnanti insindacabili e li invita a fare una selezione che insomma se non lo mettete in tentazione. Nella mia zona tutte le scuole un po' consolidate non hanno cambiato il ritmo, il numero dei vociati, perché sia i dirigenti sia gli insegnanti abbiamo sempre fatto, seguito questo criterio, continuiamo a seguirlo. Invece nelle scuole dove c'è molta gente che gira, tanto io non vedrò cosa mi andrà a finire. Se lo mando alla prossima classe, l'insegnante che se lo prende mi manda degli accidenti e allora terminiamo. E così facciamo vedere ai genitori, la frase ve la ricordate, è una scuola seria. Allora con tutti questi, ecco, diciamo il nostro governo ha preso tutti questi linguaggi qui, sbagliati e li ha messi in questi provvedimenti. Io credo che siamo ritornati a prima del 62. Andateci un po' voi a governare, capiate questo. Una piccola provocazione volevo lanciare. Poi chiudiamo perché abbiamo già sforato. Mi dispiace, se succede il contrario, che uno manda a scuola un figlio che non è cretino, che invece ha dei tiki, ma la scuola te lo rimanda cretino, e nel senso che lo appaiatisce completamente. Succede in questa scuola, non dico buonista, però bambini che potrebbero fare di più, però che la maestra se deve occupare di quelli che non riescono e le dice, intanto che io spiego ai tuoi compagni, leggete un topolino, leggi un libro. Lo sto vivendo le persone. Cosa si fa? Cosa si può fare? Prima stare tranquilli, perché del danno non ne riceve. Non ritornerà più. È già fortunato così. E in secondo luogo forse dire all'insegnante, perché non se lo porta dietro come monitore, li usavano i maestri antichi quando avevano molti bambini, e non gli affida l'incarico di aiutare quelli che non perché avrebbe una soddisfazione in più, oltre a sapere le cose, avrebbe aiutato qualcuno a sapere. Anche la preside ieri sera della scuola media mi ha fatto questa obiezione. Guardi, mi ha detto, che il problema non è per quelli lenti, è per quelli troppo svelti che poi non sappiamo cosa fargli fare. Allora mi viene il dubbio che la scuola non sia del tutto gestita. Perché un posto è un posto soddisfacente, bisogna trovarlo secondo me a tutti.